Salve a tutti gente di Minecraft Italia, e come sapete ci sono ormai numerose texture pack che aiutano nella costruzione della redstone, nei congegni con la redstone. Questa qui che vedete qui è un esempio, ma cosa ho voluto fare io? Ho voluto fare un remake di questa texture pack qui, che è appunto di uno youtuber inglese, e mi è venuto in mente di fare qualcosa di un pochino diverso, ma comunque sempre legato alla redstone e legato la texture pack anche al design. Guardiamolo un attimo insieme, e ovviamente troverete il link del download in descrizione. Questa sarà la prima texture pack, la versione 1. Va per tutte le versioni di Minecraft perché cambia pochi blocchi, insomma cambia i blocchi essenziali. Vediamola insieme. Prima di vederla insieme volevo solo dire che appunto è diversa, perché come potete vedere questa qui è la PG5, The Professional Redstoner, di un tizio appunto inglese che ha anche un canale YouTube. Potete trovarlo e provare a scaricare questa texture pack. La mia è questa qui ed è parecchio diversa, insomma mostra delle differenze. Allora, innanzitutto nell'interfaccia, come potete vedere, i tasti si illuminano di blu e a me piace così. Ma entriamo nel vivo praticamente. Ecco, come potete vedere è un remake questa texture pack, che appunto ho fatto completamente io. Allora, come potete vedere alle mie spalle trovate un comparatore e un ripetitore, che sono fatti in questo modo. Allora, innanzitutto io ho voluto mettere un bordino a tutte... praticamente ai blocchi redstoniani. Come potete vedere, questo blocco di redstone non è rimasto invariato come nella texture pack precedente, ma è stato cambiato in questo modo. La leva anche è stata semplificata, così come la torcia rossa, che invece nell'altra texture pack non era semplificata ed era uguale a quella di default. Come potete vedere, la torcia rossa fatta in questo modo la trovo molto più pulita e molto più semplice, secondo me è meglio. E come potete vedere, ho deciso anche di cambiare i blocchi di lapislazzoli, che sono stati semplificati e comunque sono diversi da quella di default. E intanto volevo farvi vedere i due screenshot messi a confronto della texture pack del tizio inglese e la mia, che appunto è stato fatto questo remake. Come potete vedere, ecco, vedete le differenze, insomma ci sono perché ci ho lavorato parecchio, insomma anche negli altri blocchi. Ovviamente ci sono anche dei quadri molto particolari che vi invito a visionarli, a guardarli tutti. Insomma, alcuni dedicati alla redstone, uno dedicato a Minecraft Italia, e magari alcuni, se guardate, anche dedicati alla mia skin, possiamo dire così. Insomma, è una texture pack molto particolare, ma comunque molto semplice, che garantisce pulizia e soprattutto semplicità per chi vuole appunto costruire con la redstone, per chi vuole fare delle serie di design. È veramente molto semplice, molto bella, e soprattutto funziona adesso per tutte le versioni di Minecraft. Tra l'altro, manca poco al video sul canale ufficiale, sul mio canale ufficiale, riguardante un altro episodio sul design, questa volta di qualcosa di un pochino particolare. Come potete vedere dalla cesta che contiene appunto Silentfield, vabbè, potete immaginare voi, il video uscirà a breve, quindi vi invito a vederlo. Quindi gente, da Minecraft Italia è tutto, noi ci vediamo al prossimo video.